Questo programma è offerto da Amici di Salerno Granata, buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Palla a Centro. Salernitana Virtus Entella, 14ª giornata di campionato, i Granata ritornano alla Reiki dopo neanche 3 giorni dal bel e interessante pareggio rimediato a Frosinone contro una formazione data da tutti, insomma, per favorita alla vittoria finale. Ma la Salernitana è ancora lì dopo questo turno di campionato e al secondo posto dietro l'Empoli, che ha pareggiato nell'ultimo turno di campionato e soprattutto mantiene la seconda posizione importante. Questa sera un match che sulla carta sembrerebbe insomma abbastanza abbordabile da parte degli uomini di Castori, ma che sicuramente avrà delle insidie, in quanto l'ultima in classifica, cioè proprio la Virtus Entella, che viene qui alla Reiki questa sera, cercherà con ogni mezzo di portare via un risultato utile, cercando soprattutto di non perdere. Quindi credo che sarà una partita che deve essere giocata molto bene da parte degli uomini di Castori, perché troveranno di fronte, ahimè, secondo me, credo, molte, molte barricate. Ma di questo e di tant'altro ancora, nell'attesa che uscirà l'11, la formazione base che schiererà questa sera Castori, mi collego con Pier Giuseppe Loria. Buonasera Pier Giuseppe, ben ritrovato. Buonasera a te, buonasera a tutti coloro che sono in collegamento. Vi dico che la formazione è uscita. Ah, perfetto. Adesso vediamo un attimo. Nel frattempo ti passo la palla per questa partita. Una tua considerazione per stasera. Ma stasera hai detto bene tu. Stasera devi dimostrare di meritare di stare lì. Non è una partita facile. Chi pensa che sia facile perché si giochi con l'ultima della classe fa un grave errore. Credo che su questo possiamo essere tutti concordi, che Castori e la squadra siano abbastanza, come dire, maturi da sapere che questa è una partita da prendere con le pinze, ma anche da giocare. Credo che la formazione di stasera dimostri che la Salernitana voglia dimostrare, scusate il gioco di parole, di voler valere quel secondo posto e qualcosa in più in B. Io ero tra quelli che dopo Frosinone ero un pochettino arrabbiato, non per il pareggio, perché ripeto, pareggiare a Frosinone è un grandissimo risultato vista la caratura della squadra avversaria, ma per come il Frosinone si era presentato rimaneggiatissimo, ero incazzato perché penso che la Salernitana, che sta là sopra dopo 13 partite, questa è la 14ª, quindi qualcosa, come dire, stai facendo, stai dimostrando, dovevi dimostrare e lo devi dimostrare stasera, di essere realmente la seconda, essendo qualcosa anche in più della classe, e appunto quando devi tra virgolette sportive, devi ammazzare l'avversario, devi ammazzare e lo devi anche dimostrare di saperlo fare. Penso che stasera mister Castori, con la formazione che ha messo, che ha proposto, che io l'ho letta già, voglia fare questo, voglia fare due cose: non prendere, prendere in considerazione l'avversario, perché mette, tranne Djuric che va in panchina, mette un pochettino i calciatori che in questo momento lui si fida di più e che ha dato più minutaggio, quindi
dimostra di non fare nessun tipo di turnover, quindi l'avversario lo tiene in considerazione anche se è l'ultima della classe, su questo fa bene, ma fa una formazione anche, consentitemi, che se riusciamo a giocare palla a terra, secondo me potremmo vedere una Salernitana diversa, sperando che perché in fase di non possesso potremmo avere 3-4 giocatori diciamo in fase offensiva e quindi proporre qualcosa di diverso e non la solita palla lunga per Djuric, anche perché lo stesso stasera, come adesso fra poco Rocco penso ci farà vedere, andrà in banchina. Quindi no, c'è un problema di caricamento per Giuseppe, magari la dettiamo un attimino. Va bene, te la dico io. Allora, Belek, poi da destra verso sinistra Casasola, Aia, Gionberg, Lopez, Krupic, Di Tacchio, Schiavone, Anderson, Tutino, Gondo. Quindi giocherebbe con un 4-4-2 che quando attaccamo diventerebbe un 4-2-3-1. Io penso che quest'anno, vedremo molto, caro Angelo, io credo che stasera con Gondo in campo credo che vedremo una Salernitana, come dire, un pochettino camaleontica, mi spiego. Non avendo Djuric, credo che lo stesso Gondo vada a fare una fase, in fase di non possesso, un gioco diverso, un gioco più, diciamo, difensivista, può andare anche lui sulla fascia a dare una mano ad Anderson, anche perché avendo Schiavone vicino a Di Tacchio abbiamo l'uomo d'ordine, quello che dovrebbe dare ordine al centrocampo. Quindi, come dire, tenteremo, almeno nella nostra, come dire, disamina che facciamo leggendo la formazione, tende di giocare palla a terra, dare ordine già davanti alla difesa per poi, come dire, arrivare la palla all'Anderson che dovrebbe spaziare da sinistra a destra per far sì che possa poi innescare in velocità e tra le linee e negli spazi sia Tutino che Gondo. Quindi credo che sia questa l'idea di mister Castori stasera, e credo che se sia questa, come dire, dimostra realmente di voler far vedere a noi sportivi e tifosi della Salernitana un qualcosa di diverso, tenendo presente appunto di voler anche non sbeffeggiare l'avversario con un turnover spasmotico, perché io mi astengo così in trasmissione male che vada, rendo solo con Vanni, sicuramente Vanni, come dire, diciamola così, per come interpreto il calcio, per come diciamo vorremmo vedere la nostra Salernitana fare 30 tiri in porti e 300 occasioni, meglio questa formazione che quella della contro il Frosinone. Cioè, questo lo possiamo dire senza essere, come dire, accusati di niente. No, certo, anche perché poi nella formazione io stavo notando, rispetto a venerdì, sì, manca anche Mantovani, che sì, ovviamente Aia Gionberg, oramai lui quando gioca, sì, a due gioca con Aia Gionberg, diciamo io vedrei vicino Gionberg meglio Mantovani, ma queste sono, come dire, quelle situazioni che veramente andiamo a prendere il pelo nell'uomo nel 4-4-2 per i giocatori. Io vedrei meglio Mantovani Gionberg, però se il mister per tante situazioni, perché forse Mantovani, come dire, dopo tre partite, lui ha fatto due partite consecutive, non può giocare la terza per i problemi che noi sappiamo che lui ha avuto fisicamente o per altro tipo di, va bene, non è questo il problema. Il problema è che questa sera, secondo me, Schiavone è l'ago della bilancia per come, secondo me, vuole interpretare la partita mister Castori, e cioè in fase di possesso, credo, un palla a terra fra Seggi, tra Anderson, Tutino, Gondo, con Schiavone che appunto dovrebbe dare, come dire, quel senso di tranquillità e di pulizia al centrocampo, ovviamente. Certo, un'altra novità che ovviamente c'è in formazione questa sera è l'ingresso dal primo minuto di Gondo al posto di Giannetti. Giannetti aveva giocato discretamente la gara, dobbiamo dirlo, col Frosinone, anzi era stato forse l'unico più pericoloso, diciamo, della squadra granata, quindi fa specie questo qui, insomma, di puntare su Gondo dal primo minuto. Come vedi, Castori, che cambia continuamente? Penso,
Guarda, voglio sforzarmi di capire questa scelta, ma. Perdonami, Giuseppe, forse per dare non spazio a tutti, perché capiamo che le partite sono ravvicinate, ma per tenere un po' tutti sulla corda in questo modo, così. Un po' credo che sia questo per lui, perché dimostri che nel momento in cui non giocano Djuric o Tutino, diciamo, chi li deve sostituire non siano per forza l'uno o l'altro, quindi forse un po' per questo. Ma io credo che sia anche un fatto tattico, ripeto, perché Gondo, che fa lo stesso tipo di, come dire, di gioco quando in fase di non possesso, sì, credo che in fase Anche. Credo che in fase di possesso possa anche diventare un 4-3-1-2, ma addirittura un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Vanni, stavo dicendo, Kubiç può fare anche in fase di, no, di possesso la mezzala, certamente. Credo che anche questa sia l'idea, ma appunto per questo ho detto questo. Perché io credo che il Gondo sia l'asse fondamentale insieme con Scaloni. Mi spiego perché. Anche nello schermo che hanno detto gli amici 4-3-1-2 o 4-2-3-1, Gondo sia fondamentale perché non avendo, come dire, il pilone lì davanti, vai a mettere in difficoltà anche la difesa avversaria perché con un Gondo che può allargarsi tu puoi dare spazio ad Anderson di entrare dentro e quindi di sfruttare quello che di meglio Anderson ha. Io credo che la vedo in questo modo, diciamo anche la scelta di Gondo, non soltanto quello che dice Rocco, che è no, giusto, giustissimo, ma credo anche il fatto di proprio tattico che Gondo riesce a fare un gioco anche allargandosi. Giannetti ovviamente è più un punta che va centralmente, quindi voglio dire, questo credo io sia l'idea dello staff tecnico e di Castori. Pier Giuseppe, volevo farti un'altra domanda. Credi che stasera vedremo, se sarà il caso, Cicerelli finalmente, o credi che il mister l'abbia un attimino messo da parte? Perché vedo che Speriamo stanno di vederlo. iniziando tutti a rotazione, ma Cicerelli no. Come dire, qualcuno mi sembra, qualche nostro tifoso, anche nell'ultima trasmissione, metteva giusto e diceva: Fa che c'è qualche problema, Cicerelli si sia comportato Ah, male. mi auguro Penso di che no, mi auguro di no. non lo possiamo sapere per i noti motivi che. Il Covid ha bloccato veramente anche quello che era il minimo che si poteva sapere e capire, perché, Ma come d'altronde dire, non l'avrebbero neanche detto, insomma. questo sì, però me lo insegni, visto che tu fai giornalista, me lo insegni, dall'interno molte cose si potevano sapere per terze, per cose, adesso non si viene a sapere perché. O di Riffa o di Raff stai sempre in bolla, giocando sempre, quindi non puoi avere veramente contatti con l'esterno. Anche perché, come dire, in città tu non si vive nulla perché non, per i problemi che non si può stare in mezzo alla strada, come dire, a perdere tempo, ma soltanto per esigenze lavorative, sanitarie, eccetera, eccetera. Quindi anche questa difficoltà fa sì che non possiamo sapere. Spero che anche Cicerelli possa avere, come dire, la possibilità di giocare, anche perché Emanuele credo che sia attaccato alla maglia e sia attaccato a questo gruppo. Come dire, io spero che qualcuno che faccia le domande a Mister Castori ci sia, almeno di capire perché Cicerelli non gioca. Perché se è un momento che lui sta facendo altre scelte per esigenze tattiche è un conto, se c'è altro è giusto, come Beh, però dire, non credo sapere. che Cicerelli in questa squadra non trova posto, insomma. No, io credo che oggi potevi giocare con un 4-4-2, però non lo so, ripeto, lui sta provando molte volte Anderson, quindi diciamo, come dire, quel calciatore all'Anderson lo sta provando, Aspetta, quindi aspetta. mi È il fa telefono, male. è il telefono, è il telefono, Mi fa male che ti vuole dare la notizia di Cicerelli, forse. è il telefono. No. No, Questo è niente. Allora, ho perso un attimino il filo spegnendo il telefono. Ti volevo chiedere. stavo sperando che, diciamo, lo vedremo presto. Può darsi, perché durante la partita, se la partita si mette in un certo modo positiva per noi, lui nel turnover e nel far riposare qualcuno, possiamo vedere Cicerelli, tranquillamente. Certo. Volevo puntare un attimino il faro sul campionato di Serie B, un campionato di Serie B che è partito con i favori del pronostico verso alcune squadre,
ma al momento, ripeto, al momento non è niente definito, però al momento alcune di queste squadre, vedi Lecce, vedi Monza, e lo stesso forse un po' anche Empoli e Frosinone, stanno leggermente deludendo quello che è, insomma, le aspettative, soprattutto il Monza che ha fatto una campagna acquisti, insomma, stellare. Quindi il Monza ha perso 3-2 l'altro giorno a Pescara, lo stesso Lecce addirittura 3-0 in casa contro il Pisa, mentre l'Empoli ha pareggiato, e lì insomma è un bel pareggio a Verona contro il Chievo. Però voglio dire, tutto questo, ecco, possiamo dire che nel campionato Serie B non è niente di scontato, come sempre è stato d'altronde. Dopo 14 giornate, tranne l'anno scorso che c'è stato il Benevento Super, ma lì non faceva notizia, io credo che anche quest'anno sarà una bella lotta per accedere sia ai play-off sia alla promozione diretta in Serie A. Che ne pensi? Ma se noi pensiamo che tra la prima e la ottava ci sono 6 punti di differenza, diciamo, questo va a dimostrazione. 2 partite alla fine, sono 2 partite. E se noi pensiamo che tra la prima e la decima ci sono 8 punti di differenza, stiamo parlando di un campionato. Saluto Flavio Lotartaro che da Malaga ci saluta. Ciao, e noi lo cambiamo. Ciao Flavio. Sempre, sempre, anche da Malaga, da tutto il mondo. E, voglio dire, è un campionato. Qualcuno dice livellato verso l'alto, consentitemi la poca e la forse la franchezza. Io lo sapete, dico quello che penso, secondo me è livellato ma verso il basso, consentitemi, perché se era livellato verso l'alto, Lecce, Spal, Empoli e Monza dovevano fare un altro campionato. Non quello del Benevento dell'anno scorso, ma un altro campionato. Quando tu vedi quelli che dovrebbero stare almeno 4-5 punti avanti, potevano essere tranquillamente. 5 punti loro dovevano averle sulle altre, consentitemi questa cosa, perché ma io lo dico proprio chiaramente, Lecce contro il Pisa, se scendi in campo così, Lecce puoi mettere tutti i campioni che hai, le perdi tutte quante, lì è un fatto mentale. Ecco quello che io dico quando sono arrabbiato con la mia sanità, che dico, quando tu devi ammazzare l'avversario per prenderti 3 punti devi prendere. Questo è quello che io dicevo. Cioè, allora la Serrana ha una caratteristica, Rocco, che è quella che, essendo una squadra arcigna cazzuta, non sottovaluta nessun avversario. Proprio perché tu hai questa grande fortuna di non sottovalutare, perché le tue caratteristiche sono quelle di andare sempre a combattere in determinate partite. Quando hai la possibilità devi dare il KO, perché questo è quello che poi ti fa vincere un campionato in questo livellamento che c'è. Perché essere cinici, praticamente, quello che manca, quello che è stato fino adesso la sanità, anche se accompagnato da un po' di fortuna, dobbiamo dirlo, però la fortuna aiuta gli audaci. La fortuna aiuta anche chi vince, io penso che aiuta chi perché poi la fortuna te la vai anche a trovare, perché se tu riesci a soffrire due occasioni, fai un gol e vinci, è fortuna, ma è anche capacità di saper lo vorremmo sapere anche noi, l'abbiamo fatto la domanda prima ma non lo sappiamo. Speriamo, io dico una cosa, Michele, speriamo che come dire, non solo un fatto tecnico tattico in questo momento, vogliamo pensarlo, e che, come dire, se la partita si mette bene già nel primo tempo, può darsi che nel secondo tempo, in questo turnover, riposi eccetera, potremmo vedere Cicerelli, speriamo, non lo so, o chi ha il numero. Angelo mi chiede, arbitro di Genova, stasera c'è Ghersini, l'arbitro Ghersini. Ecco, come mai di Genova, visto che giochiamo contro la Virtus Entella? È un po' strana sta cosa. Ma non penso che sia però del CAN di Genova. Forse è lui di Genova, vabbè, comunque. Molte volte capita questo, che tu sei nativo, ma non sei di un'altra CAN. Credo che sia questa la spiegazione. Per esempio c'è anche quell'arbitro napoletano che è della CAN di Firenze, però è nativo di Firenze, napoletano. Cioè, questo capita, quindi non io queste dietrologie non le voglio pensare, anche perché credo che la Serena anche in questo sia stata più forte anche di tutte queste dietrologie, eccetera, eccetera. Pensiamo a noi. Ripeto, credo che Ghersini non sia della CAN di Genova, forse è nato a Genova, cioè è nato sicuramente a Genova. Perché penso che però Giuseppe penso che non ha ancora recuperato in pieno, secondo me. Il modulo ci piace, il modulo ci piace, ci sarebbe piaciuto al 100% con Mantovani e Cicerella. Abbiamo detto, purtroppo non possiamo fare altro che
La stessa cosa a te, Michele, lo diciamo la stessa cosa, vediamo un attimino come va. Ma se vuoi sarà... Benevento dalla seconda in giù era liberato verso il basso. Ma guarda Flavio, verso il basso l'anno scorso, io non credo che il Crotone e lo Spezia erano livellati verso il basso, consentimi. Proponevano del calcio, vero, lo Spezia specialmente, come dire, aveva l'obiettivo playoff, non l'obiettivo di vincere il campionato, mentre il Crotone aveva l'obiettivo di vincere il campionato. Credo che l'anno scorso chi doveva vincere il campionato, almeno le prime due, non hanno, come dire, hanno, i pronostici sono stati favorevoli a loro. Mentre sullo Spezia è stata la sorpresa, perché diciamo la terza era o Empoli o Frosinone, consentimi, ma lo Spezia ha dimostrato che con un gioco propositivo e con organizzazione di gioco, ma anche societario, perché poi lo Spezia ricordiamo che aveva ed ha un bel settore giovanile, riesce a vincere un campionato avendo una società forte e solida, perché poi il patron Volpi è un presidente come dire, che ha anche moneta, la spende con parsimonia grazie agli scouti e al direttore sportivo e all'allenatore, però non è uno, come dire, prestato, ma è uno che ha il soldino, ce l'ha, quindi lo può spendere. Quindi credo che Benevento e Crotone dovevano vincere il campionato dell'anno Inter, onestamente. Poi Benevento era una spanna sopra, questo sì. Allora, volevo ricordare anche le gare di domani, perché la Salernitana gioca stasera nel Monday Night famoso, e praticamente domani ci sarà Vicenza-Reggina, c'è Monza-Ascoli, Spal-Lecce, ecco, questo è un bel incontro. Spal-Lecce, come c'è Cosenza-Venezia, Pordenone-Cremonese, Pescara-Brescia. Pescara penso sia chiamata a riconfermare la gara contro, quella contro il Monza. Roberto Breda, non per il Pescara, bravo. Pisa Chievo, questa è un'altra bella gara. Cittadella Frosinone, e anche questa. Empoli Reggiana, derby. Allora io, cioè derby no, quasi derby, Toscana Emilia. Volevo dire, ecco, questo potrebbe essere un turno favorevole. Cioè questo Spalla Lecce potrebbe essere favorevole per due motivi: per questi scontri che ci sono, perché la Serie B è un campionato anomalo, atipico, ma anche perché noi da secondo in classifica oggi facciamo l'anticipo, Rocco, e immagina soltanto di vincere e convincere stasera, per quanto gli avversari vadano in campo pensando a loro, tu pensi alla partita di stasera, e quindi credo che possa essere favorevole anche in questo modo qua, se la Salernitana stasera vince e convince e quindi dimostra di avere una forza e dire amici miei, io ci sono e se voglio so anche vincere in un altro modo. Quindi, come dire, metti oltre agli scontri diretti e alla difficoltà della B che abbiamo detto, penso che possa essere favorevole anche per questo motivo qua. Io penso che ma come trequartista dietro le due pur, mettendosi a specchio contro l'Inter, perché la storia abbia capito che Anderson non va grandissimo come Arla, pensate come me, sì, l'abbiamo detto a Tilio in linea generale, tanto è vero che abbiamo detto anche che per questo secondo noi mette anche Schiavone per dare ordine al centrocampo, e mette Gondo che possa essere, come dire, il calciatore che in attacco faccia esplodere Anderson, il contrario, cioè, perché allargandosi Anderson possa trovare, come dire, spazi per poter entrarci dentro. Saluti da Salvatore. Salvatore, ti salutiamo anche noi, forza Salernitano, come sempre. Bene, siamo. Io credo che al momento abbiamo detto, se non 25 minuti possiamo... Mancano 25 minuti meno pure all'inizio della gara, vi salutiamo qua. Forza Sedar, ci vediamo dopo con te, per Giuseppe di nuovo, con Vanni Vignes, e avremo Carmine Prisco che ci farà compagnia insieme a noi. Bene, detto questo io vi saluto, vi auguro una buona gara e ci vediamo dopo la gara, sperando sempre, come dico io, in un buon risultato. Forza Salernitana, forza. E un saluto a tutti. Questo programma è offerto da This is a production.